Cultura, turismo e religione nell'area nolana. Incontro a Cimitile sul giubileo tra fede, storia e cultura. Marco Roncalli, pronipote di Papa Giovanni XXIII, presenta i suoi due ultimi libri, Il tempo della misericordia, pellegrinaggi, indulgenze e anni santi dalle origini a Papa Francesco, e un inedito giubileo d'autore da Dante a Pasolini, gli anni santi degli scrittori. Ascoltiamo l'autore. Quello che sta facendo Papa Francesco sorprende solo chi non ha capito subito chi era Papa Francesco, chi è Papa Francesco. Direi che è riuscito certamente a dare delle grandi novità, queste porte sante che si aprono addirittura nelle celle, presso le porte della Casa della Carità, qualcosa che va oltre il rapporto di un rito antichissimo, ma direi che la vera forza è, per chi ha capito bene la sua omelia durante l'apertura di San Pietro, di essere riuscito anche a riprendere uno strumento come il Concilio Vaticano II e allegarlo a questo strumento antico che è il Giubileo, quasi se fossimo davanti a un nuovo Giubileo del Concilio. La Fondazione Premio Cimitile ha organizzato il convegno, il tema il giubileo tra fede, storia e cultura, nell'occasione presentati i libri. Il progetto, nell'ambito del quale si tiene questa iniziativa, tende a promuovere in tutte le sue forme e riavvicinare i giovani studenti e più in generale la popolazione locale, il libro, la letteratura. Intervento di Felice Napolitano, presidente della Fondazione Premio Cimitile, di Francesco Di Palma, sindaco di Cimitile, di Monsignor Francesco Iannone, direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Nola, ma anche di Raffaele Cananzi, già presidente nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, e Marco Roncalli, l'autore del libro. Coordinato i lavori Ermanno Corsi, giornalista e scrittore, ai nostri microfoni Felice Napolitano. L'obiettivo di tale progetto è lo sviluppo sociale e culturale nell'area nolana, a partire dalle ricchezze del comune di Cimitile rappresentate dal grande patrimonio archeologico e religioso delle basiliche paleocristiane, ma anche la promozione e lo sviluppo al gusto della lettura, riavvicinando i giovani studenti, ma più in generale la popolazione locale, al libro, alla scrittura, alla letteratura, favorendo la promozione culturale, la valorizzazione e la conoscenza delle bellezze artistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche del nostro territorio e della regione Campania.